e Netflix ce l'ha di nuovo messa in quel posto. Ha di nuovo alzato i prezzi dell'abbonamento dopo la terza volta. Disney l'ha fatto inizio anno, Netflix l'ha fatto l'altro giorno, a ottobre. E adesso il prossimo pagamento della versione premium e la versione full HD sarà aumentato tra gli 8 e il 12%. Perché Netflix mette a dura prova la nostra pazienza di nuovo? Beh, molto banalmente perché è arrivato Disney Plus. È abbastanza palese che sia questo il problema, giusto? Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al Mondo. L'occhio attento a quello che ci succede intorno. Netflix ha aumentato quasi del 12% sull'offerta 4K e dell'8% l'offerta Full HD. Questo ha comportato un sentiment abbastanza negativo nei confronti di Netflix, che si è vista anche parecchie persone ventilare l'ipotesi di togliere l'abbonamento perché è troppo spesa, eccetera, eccetera. Così come ha fatto Disney Plus a inizio anno, passando da 6€ a 8,99€, Netflix rifà questa cosa di recente perché vuole, a suo dire, c'è scritto nella mail, portare qualcosa di sempre più positivo e sempre più alta qualità. Quindi hanno bisogno di aumentare i soldi che noi gli diamo. Considerate che di recente Netflix ha voluto sperimentare anche la questione dei videogiochi all'interno della piattaforma. Questo inevitabilmente porta dei costi aggiuntivi che quindi presumibilmente vengono assorbiti da questo alto cambio di prezzo, perché ricordiamoci che nel 2014-2015 era 14€ il 4K, che me lo sono beccato da subito, e ho detto cacchio, 15€ sono un sacco di soldi. Poi ho visto il catalogo e ho detto che fico, e adesso sono aumentati prima a 16 e poi a 17,99, quindi 18, va bene, ok, sì, fa figo dire 17,99 perché così sembra che sono 17, ma in realtà sono 18, ok, scusa. Facciamo uno zoom out e guardiamo anche le concorrenti. È arrivata Disney Plus che gli sta mangiando praticamente tutto in America, perché ha quasi il 40% della roba, perché ha Fox, ha tutte quelle robe già sue Disney, ha un paio di cose divertenti della Marvel, ha la National Geographic, cioè ha la Pixar. Disney sta mangiando tutti e fondamentalmente anche lei però si è ritrovata a affrontare costi di gestione alti e quindi ha aumentato il prezzo. Però 8€ per un abbonamento io lo considero ancora nel range dell'accettabile. 18, diciamo che per quello che offre Netflix non va bene, ma non va bene nell'ottica in cui c'è solo Netflix e non sai la storia che è il primo che ha fatto questa roba qui. Mi sembra agli inizi del 2000 Netflix è andato alla Blockbuster e ha chiesto investimenti, il quale gli ha praticamente riso in faccia perché nessuno guarderebbe mai le cose con i DVD come fate voi o in streaming. Fast forward di 10 anni, Blockbuster è fallito, Netflix si è mangiato praticamente tutto. Quindi è il primo, per cui io proprio come reputazione mi sento più a mio agio a dare 20€ a Netflix piuttosto che dare 20€ al topo malefico. Però sono 20€. E lo so che comunque ogni mese, ogni due mesi tira fuori qualcosa di epocale, incredibile. E Stranger Things di là, e Narcos, e Squid Game, e tutte robe che comunque hanno fatto parlare di Netflix in tutto il mondo. Poi ci sono serie brutte e schifose che non si caga nessuno, però comunque Arcane è l'ultima delle tante che porta Netflix ad avere lati positivi. L'unico che non cambia di prezzo, almeno per l'offerta base, è Amazon Prime, che l'unico sovrapprezzo ce l'hai se compri il calcio. Tutto il resto, 36-40€ l'anno quelli che sono, e poi puoi guardare quello che vuoi, a parte le cose a pagamento. E qui bisogna capire un attimo, Netflix non ha mai proposto contenuti a pagamento all'interno della sua app. Lei fa direttamente pagare tutto l'abbonamento, contrariamente a Prime, che invece hai tantissima roba sulla piattaforma, però molta della quale è a pagamento, è con Infinity in Italia, è con qualcun altro, è in corrispondenza con Hulu, hai delle altre collaborazioni. Cioè, ovvio che non aumenti di prezzo se poi metti Joker a 14€ per il noleggio. Il mercato dello streaming, soprattutto dopo il 2020 per motivi abbastanza ovvi, è diventato importante nell'ottica della persona comune. E io capisco che per uno che lavora 12 ore al giorno spendere anche 20€ per pagare Netflix sia un po' tanto. Lo capisco e ci sta, non sto dicendo questo. D'altra parte, Netflix non ha mai fatto manovre strane di mangiare Twitch per avere un sacco di roba. Non ha mai distrutto tutto un mercato incredibile per comprarsi la Fox.
come ha fatto Disney, quindi non ha tutta questa, cioè ha comunque un'ottima base, cioè ha creato Stranger Things che gli ha portato un sacco di soldi, ha creato Narcos che gli ha portato un sacco di soldi, quindi non è che anche lui sia l'ultimo arrivato, ma fino a qualche, diciamo, anno fa, pensare solo che Netflix potesse andare agli Oscar da tutti era definito qualcosa di terribile, di non possibile, perché fa solo della robaccia. Poi è successa quella piccolissima cosina che Scorsese ha fatto The Irishman, quindi diciamo che la cosa è cambiata, però più aumenta di prezzo, più la gente se ne va, più la gente se ne va, più aumenta di prezzo. Considerate questo, Netflix ha sempre a voce detto che non vuole la condivisione degli account. L'ha sempre detto, non vuole né VPN perché sono illegali, un problemino serissimo di diritti d'autore, che in Italia funzionano in un modo, in America funzionano in un altro, quindi se fai finta di essere in America ma sei italiano stai infrangendo la legge tramite Netflix, quindi Netflix ci va di mezzo, ok, quindi VPN schifo. Ha sempre detto che gli account condivisi non gli piacciono, perché fondamentalmente il tuo account condividi massimo con la tua famiglia, non di più, non sette persone che lo condividono con la loro famiglia e quindi di fatto paghi un abbonamento per sette account. Infatti Disney Plus ha optato per la soluzione a questo problema, ovvero sia mettere 10 dispositivi massimo e tu non li puoi rimuovere, devi chiamare l'assistenza e farteli rimuovere. Ne puoi aggiungere massimo 10, al raggiungimento dell'ultimo puoi disconnetterli tutti e poi riconnetterli, oppure devi per forza chiamare l'assistenza. Questo, seppur non è che sia così limitante, dissuade il cliente da dividere senti Pier Giorgio, io ti do il mio account Disney Plus, mettilo pure su tutti i tuoi dispositivi, perché lui ha il potere in questo caso di potersi permettere di rubarti l'account. Non succede, però comunque ti scoccia dover contare quanti dispositivi dai a uno e quanti all'altro, è un bordello. Infatti Disney Plus si mantiene ancora sugli 8 euro. Qualcuno potrebbe dirmi: Netflix fa solo merda. No, Netflix non fa solo merda, tiene al contenuto, fa un sacco di roba per adolescenti, fa un sacco di roba per ragazzi, fa un sacco di roba per bambini, e quella per ragazzi a volte è più adulta. Esempio banale, He-Man l'ha riportato in auge in modo figo, tra l'altro tutto super inclusivo, rimanendo nello spirito di He-Man, cioè lo spin-off che è nato prima, che è She-Ra, la principessa del potere. Lì, pur mantenendo lo stile anni 80 di muscolazzi, tapparella giù e spada per combattere i cattivi, super banale, perché dai, combattere l'orda è una cosa super banale, però comunque intrattiene, comunque è super inclusivo e non dà fastidio questa cosa. Mi ha fatto spanciare, cioè, tra virgolette, nella prima puntata di She-Ra, la principessa del potere, c'è questo arciere che è amico di questa tizia qui, principessa di un castello tutto di cristallo, vola. Lui appena entra in camera, lei è stra disordinata e mentre parlano piega gli asciugamani. Fa ridere, nel senso, cioè, è bellissimo, perché lo fa con nonchalance. E io che ho occhio attento per queste cose ho detto: che fico, bravi, non è una cosa troppo invasiva. Piegare gli asciugamani però è... dà un'idea diversa. Quindi Netflix si vede che ci mette l'impegno per fare prodotti di qualità, e quelli che non sono di qualità lo fa perché magari a qualcuno piace tantissimo quel tipo di narrazione. Cioè, io so che il film The Kissing Booth, dove c'è la tipa che è innamorata del fratello della migliore amica, ok, sì, ok, brutto, sono roba adolescenziale, però intanto c'è gente che si è iscritta solo per quello e segue quello come se fosse un film incredibile. No, non giudico, cioè ognuno può guardare la merda che vuole. Io a volte guardo della robaccia, conscio che sia robaccia, proprio in funzione del fatto che è robaccia, tipo Nailed It, sempre su Netflix. Prendono le persone della strada che si fanno finta di essere super pasticceri e gli dicono: ah, quindi sei un pasticcere, ok, vieni a farci la torta, e poi fanno delle robacce terribili, è uno spasso. Bisogna comprendere quindi le motivazioni che portano un'azienda ad aumentare il prezzo invece che calmirarlo per gli abbonati. Poi, liberissimi di togliere l'abbonamento oppure no. Però mi sa che il trend è questo qui, eh. Per un altro po' proveranno a aumentare l'abbonamento dicendo: non ci stiamo dentro coi costi, aiuto, finché non gli esploderà la bomba in faccia. Io spero più tardi possibile, però da 15 a 18 in quasi 6 anni, non lo so. C'è da guardare. Ma voi che mi dite, voi avete il vostro Netflix craccato oppure state utilizzando quello della vostra migliore amica? Fatemelo sapere in un commento qui sotto su YouTube e in mentre lo fate io vi invito a iscrivervi al canale e se vi va a seguirmi sul canale Telegram. Io intanto vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo a una prossima puntata. Attualità, informatica, mondo del web.
Questo e tanto altro su Occhio al Mondo, l'occhio attento a quello che ci succede intorno.